Beh, grandi novità. Intanto per prima cosa il completamento della gamma della Classe E. Arrivano la coupé che sta arrivando in concessionaria praticamente in questi giorni, ma soprattutto presentiamo anche la cabriolet che arriverà alla fine dell'estate. Quindi grande rivoluzione in casa Classe E, uno stile completamente diverso, una tecnologia completamente diversa. Sia le coupé che le cabrio sono basate su una nuova piattaforma più lunga, 15 cm, ma più larga di 7 cm, il che significa che questa macchina anche su strada e anche in termini di comfort è tutta un'altra vita. Poi per quanto riguarda le altre grandi novità, qui dietro alle mie spalle c'è il concept della GT, quindi la Mercedes AMG, famiglia della GT, si allarga, quindi non soltanto le supersportive, ma anche una quattro porte. E questo è una quattro porte che non è soltanto fantastica dal punto di vista dello stile, ma sotto il cofano ha una grandissima novità tecnologica. Un nuovo concetto di ibrido, diverso rispetto a quello di Mercedes-Benz, che ha la parte elettrica spostata nella parte posteriore, sulle due ruote posteriori. E questo fa sì che praticamente questa macchina abbia 800 cavalli, di cui 600 endotermici e 200 elettrici nella parte posteriore. Quindi un gran messaggio a chi piace guidare le macchine sportive: non vi preoccupate che nel futuro pensiamo a voi, anche sulle macchine che emetteranno molto di meno. Beh, noi l'abbiamo detto in maniera molto chiara, l'ha detto Dieter Zetsche, tra il 2021 e il 2025 noi venderemo tra il 15 e il 25% di auto completamente elettriche in Europa e avremo come minimo 10 automobili. Quindi, e abbiamo racchiuso il nostro futuro, la nostra strategia nell'acronimo CASE, che significa connesse, autonome, condivise ed elettriche. Questi quattro elementi saranno i pillar, saranno le basi per lo sviluppo delle nostre automobili. E siamo contenti che anche i nostri concorrenti, che in questo caso sono partner, perché stiamo cambiando il mondo dell'automobile, siamo contenti che stanno venendo dietro verso la nostra stessa strategia.